chiamare qui sul palco insieme a me, facendo le cose fatte bene e nell'ordine giusto, Sana Takeda, che ci sta raggiungendo sul palco adesso, con la sua traduttrice dal giapponese Midori, che ci darà una mano preziosa nell'arco della chiacchierata, seguita da Marjorie Liu, Ether Tiger, thank you, e Siri Peterson. Con loro sono i nostri fidati collaboratori, traduttori di questi incontri a Lucca, e se lo dico perché sono di parte, perché traduco anch'io, e vi ringrazio, grazie a tutti per essere qui con noi. Aspettate che mi metto un pochino più in qua, così magari riusciamo a vederci tutti quanti in faccia. Allora, ce la facciamo, Perfetto. Allora, io non so quanti di voi nel pubblico conoscano tutti i lavori più importanti delle autrici, delle artiste che sono qui con noi oggi. Se non li conoscete non c'è problema, non è un'interrogazione, è un modo per scoprire quello che fanno. Avete anche il resto della fiera, se vi fermate nei prossimi giorni, per venire a vedere le opere di Ether Tiger, meravigliosa artista e illustratrice, che ha uno stand con le sue opere esposte al Padiglione Games. Avete l'opportunità di incontrare le autrici che sono appena state pubblicate dalla Mondadori, le autrici di Monstres, Marjorie Liu e Sana Takeda, che potete vedere appunto qui, e poi forse anche in altra occasione all'interno della fiera, perché so che hanno più appuntamenti in programma. E potreste avere anche già incontrato, già sentito la voce di Siri Peterson, perché so che ha fatto altri eventi, che è già stata intervistata, ha potuto parlare della figlia di Odino, che è il suo romanzo, che è appena uscito da poco tempo per Multiplayer Edizioni. E quindi abbiamo scrittrici, illustratrici, artiste, con una cosa in comune. Peraltro, ve lo dico, non si erano mai incontrate tutte e quattro prima, per cui io avrei veramente voluto poter organizzare questa cosa davanti a un aperitivo, fondamentalmente, che avrebbe aiutato a rompere il ghiaccio. Purtroppo, insomma, il contesto è un pochino più formale, però secondo me diventerà una chiacchierata piacevole lo stesso. E hanno una cosa in comune, è il fatto che ognuno a modo suo lavora nell'ambito del fantasy e del fantastico, l'ha fatto proprio, ha dato la propria voce, la propria interpretazione a questo genere, nella scrittura oppure nell'arte visiva, disegnandolo, cogliendo dallo stile giapponese, nel caso di Sana Takeda, oppure dalla ricchezza della tradizione artistica rinascimentale italiana, nel caso di Ether Tiger, oppure ha scritto storie da tradizioni molto lontane da quella italiana, come Siri Peterson, che scrive di fantasy mitologico legato al nord Europa, per esempio. Chiedo scusa, succederà spesso nell'arco di questo incontro. E ognuno di loro ha dato qualcosa di particolare. E allora la mia prima domanda per loro è, su cui voglio che siano libere di così ampliare un po' la risposta, se gli va, se hanno da raccontare. Cos'è il fantasy per voi? Qualcosa su cui lavorate? Qualcosa di cui siete appassionate comunque come fan? Qualcosa che vi ha divertito mentre stavate lavorando ad altro, crescendo, leggendo, disegnando? E cos'è il fantasy per voi? You can start anytime you want. Can run for anywhere. Huh? Do we run for mics? Please do. And it works. Yeah, brilliant. Can I just first of all say that I had to have like a fangirl moment out in the hall here, because I googled these guys and I figured out what they've been doing. And I was in comics earlier, but I decided to become a writer because I wasn't by any means good enough artist. They are. Have you seen some of their stuff? I was amazed yesterday. Sorry. Oh, someone may want to translate that. You mind if I break it down into a couple of pieces? Yes, that's one piece. Allora, io tradurrò in italiano per voi. Si era iniziato dicendo, intanto fatemi fare un momento fangirl, perché ho appena incontrato
queste artiste fantastiche e io ho iniziato a lavorare nei comics, nel fumetto, però ho mollato, sono diventata una scrittrice anche perché avevo capito che non sarei mai riuscita a diventare un'artista del fumetto come loro. Loro lo sono, per cui ho avuto quella reazione proprio da fan nei confronti di un proprio mito. Thank you. But what does fantasy mean to me? Well, the simplest way to answer it is someone asked me about the book. So what kind of book is it? What do you mean, what kind of book is it? Well, what genre, you know, what type of book? There are more? What do you mean, type of genre? Yeah, well, is it like crime or fantasy? Or, oh, there's more than fantasy. Oh, I get it. No, it's a book. Like, it means it's fantasy. So fantasy is my life. There was no other option, really. It's something you're born with, I think, and it never leaves you. Allora, parto dalla fine, perché mi è piaciuta, non vorrei perdermela. Ha detto, il fantasy per me è la mia vita, è qualcosa con cui nasci, con cui sono nata, e che non puoi perdere, che non voglio perdere, ha aggiunto. E all'inizio invece avevo detto, cos'è il fantasy per me? Il fantasy è tutto, nel senso che ci sono state persone che sono venute a chiedermi di che genere è il tuo libro? E io ho risposto, in che senso genere? Di cosa parla? Cos'è? Un fantasy? Una crime story? È un thriller? Ha letto, perché ci sono altri generi oltre al fantasy? Il fantasy è tutto, no? È tutto all'interno di quella categoria. If you want to. Okay, I'm going to step away here from the fangirling. Being born with it, okay? Maybe when I was a kid, I thought that fantasy was the thing. And when I hit about middle grades, I decided that fantasy was no longer meant for me. I know, if you can believe that. You left us. Yeah. I decided to go full on real life. I ditched every dragon and fairy and unicorn for tigers and horses and elk. That was my thing. I wanted to become a wildlife artist. I thought that fantasy was there. Here's the crazy thing. Fantasy is in art throughout history. It's from the beginning of time. But modern fantasy did not impress me. It didn't. And I thought, I don't want to be like that, because to me talk. It was very stale. What? We have to talk. I know, I'm in trouble. I'm like, we're the guillotine here. Okay, so anyway, so when I got to be early 20s, I was approached by somebody who said, oh, I love your wildlife. This is fantastic stuff. So you can create fantasy creatures. And I said, yeah, whatever, not interested. And they said, well, if I paid you, would you do it? And I said, of course, if you pay me. Can I break it down here? You mind if I translate in Italian this Go first part? Sorry, just... Yeah, that's a little longer. No, it's okay. Allora, intanto vi faccio la prima parte della risposta, anche se magari capite tutti inglese benissimo, ditemelo nel caso che io la smetto qui, però no, vedo dei fermi cenni di diniego, benissimo. Allora, Ether ha dato una netta svolta a questa risposta, perché dopo la celebrazione del fantasy da parte di Siri, lei ha risposto, allora dunque, io devo fare... dire che la mia opinione è molto diversa, ha detto, perché quando sono arrivata più o meno alle medie io ho abbandonato completamente il fantasy, ho mollato qualunque creatura fantastica, ho lasciato i draghi al loro destino, mi sono scoperta profondamente appassionata di immagini naturalistiche, di animali reali, di natura wildlife, di natura selvaggia, di animali esistenti nel nostro creato, poi ho fatto degli esempi di cavalli, di alci, se non ho capito male anche a un certo punto, e ha cominciato a disegnare quello in maniera sempre più professionale, poi insomma l'ha fatto diventare il suo lavoro, quindi era ciò che le interessava. Le risate con Siri sono state proprio legate al fatto che io qui forse sono un pochino fuori posto, perché piuttosto che i draghi mi interessano le alci. Well, we'll make a long story short here, because these guys need a trick. What ended up happening was I got paid to do this job, and then I fell in love with it. And it wasn't just about creating fantasy creatures, it ended up being interpretive. So what I fell in love with the fantasy thing, and that it became everything that I do, not everything, well, I mean, most of what I do, is that it could encapsulate all of the emotion and the thoughts and the characteristics of me, of people in general, of life, in a way that you can't quite express
in reality. And so for me, it was a way of taking everything that I understood, experiences I was having, and putting in a way that was universal. So that fantasy scene that I was creating in my artwork then could translate to other people's experiences without being literal. And that's what I've fallen in love with, and I would never abandon at this point. So what I was born with, and I walked away from it. I walked away from that youthful fantasy dream, and then I came to realize what it really meant to me. So is that, have I got some kind of salvation here? You're forgiven. Thank you. E allora il cambiamento è stato successivo, perché avevo abbandonato il fantasy e il fantastico, mi stavo dedicando appunto all'arte naturalistica, reale, realistica, solo che avevo bisogno di lavorare. Qualcuno mi ha chiesto, vabbè, ma se ti pagassimo per dipingere soggetti fantastici? E lei ha detto, no, va bene, allora ne parliamo. E quindi l'ha fatto. E lì ha riscoperto l'amore nei confronti di questo genere. Non tanto per il genere in sé, perché ha aggiunto molto fantasy. Si sente bene il microfono? Sì, scusate, avevo perso un attimo. Molto fantasy può essere un po' stantio, un po' simile a se stesso. Ma quello che l'ha affascinata è il fatto che attraverso la lente del fantasy lei poteva raccontare in forma più incisiva del realistico ciò che la accomuna a tutti gli altri esseri umani, cioè quella serie di sentimenti, di sensazioni, di priorità legate alla propria natura che fanno parte di sé, che si trascrivono perfettamente all'interno del genere fantasy fantastico. Io aggiungo una nota come moderatore che mi viene naturale dire, e cioè che forse questa è la caratteristica del grande fantasy, no? Riesce a essere una narrazione che traduce grandi temi, non solo escapista, in maniera ancora più diretta di tanta letteratura o arte realistica a volte. Tema su cui magari poi torniamo. E Ether, sempre per concludere la risposta, ha aggiunto alla fine che, quindi sì, lei non sa se ci era nata o no col fantasy, sa che a un certo punto l'ha abbandonato, e la cosa curiosa è che ci è tornata dopo ed è stata molto felice di averlo fatto. E Siri, insomma, ha commentato, sì, sei perdonata, va bene. Non so se Marjorie e Sana hanno voglia di aggiungere qualcosa sulla loro esperienza. Hi. Well, for me, when I was a child, my imagination was my refuge. I lived so deeply in my imagination and so deeply in the fantastic that sometimes it was very difficult for me to sort of wrest myself free. And it wasn't just, you know, dragons and unicorns. It was aliens. It was, it was just the possibility, you know, of something other than my life. And the fantastic allowed me to dwell in possibility in ways that really saved me when I was a child. Per me, ha detto Marjorie, il fantastico non era solo qualcosa di collaterale, ma di fondamentale, era tutta la mia vita, perché io vivevo profondamente immersa all'interno della mia immaginazione. Sì, sognavo di draghi, di creature fantastiche, ma anche di alieni, spaziavo, non era solo il fantasy classico, ma era qualcosa che mi portava in un luogo altro da quella che era la mia vita in quel momento. E per me, da ragazzina, questo è stato fondamentale. And I think you summed it up perfectly, you know, when you talked about how the great gift of fantasy is that it allows us to estrange ourselves from really difficult truths. And so fantasy for me is never just fantasy, right? It's never just a dragon. It's never just a unicorn. Fantasy allows us to deal with really difficult topics, like war and like slavery, but in this fantastic setting that where we can deal with these difficult ideas without having to bear the full brunt of reality. And that's also, you know, it's a really incredibly useful tool that I think fantasists employ. And I don't think fantasy is often given enough credit for the hard work it does in that regard. Thank you. That's awesome. Incredibly well put. Allora, continuato dicendo che, riallacciandosi a un paio delle risposte di prima, in effetti,
concorda sul fatto che il fantasy, il fantastico, può liberare dalle difficoltà della realtà di tutti i giorni, nel senso che, non in termini escapista, lei ha specificato poi, ma può essere un modo per affrancarci dalla realtà di tutti i giorni e parlare di grandi temi come la guerra, citato la schiavitù, in una maniera autonoma e senza i limiti e il peso, senza essere costretti sotto il peso della nostra realtà. È uno strumento estremamente duttile e utile che ci consente con grandissima ricchezza di affrontare tutta una serie di tematiche, e lei ne è particolarmente grata. Peraltro concordo, thank you for that question, sorry answer, but thanks to all of you. I don't know if Sana wants to...漫画とかゲームとかでいろんなこうファンタジーの表現っていうのがあって、で、私自身はそれを見ながら育ったんですけど、ただあまり自分の中でファンタジーっていうものに馴染みがあんまりなくて、どっちかっていうと、先ほど、司会の彼女が言われたように、司会の方が言われたかった、言われたように、地に足がついていた方が私は好きだなって思って暮らしていました。Allora, come ben sapete, in Giappone sia manga che game ci sono tantissime opere basate a fantasy, quindi si può definire fantasy. Quindi naturalmente io sono cresciuta guardando questo manga e anime e giochi. Però in me, cioè, per me era più importante qualche cosa piedi sulla terra, e quindi non sentivo di essere attirata a genere fantasy. それはなんでかっていうと、多分ファンタジーの世界っていうのは私にとってはちょっとあまりに美しすぎて、あとなんていうかな、なんかちょっと素敵すぎてロマンチックすぎて、ちょっと自分ではこう自分とその世界を合わせることができないっていう、そういう形で入りづらかったっていうところです。武田さんの性格と何かだとちょっと違う。そうですね。とても美しすぎて、ちょっと私には。questo modo di vedere fantasy non perché aggiungo io. Non perché mi fa schifo, ma anzi, perché per me fantasy è una cosa molto bella, proprio come dice parola stessa, molto fantastico. Quindi per me, con il mio carattere, con il mio modo di essere, è troppo lontano, non è un mondo che posso entrare anch'io. Quindi io mi sentivo questo, diciamo, distanza psicologica con me e fantasy. Quindi forse per questo che non mi sono avvicinata, non mi sono nemmeno cercato di avvicinarmi. ただ今自分自身が、モンストレスっていう作品を彼女とやっていて、そのファンタジーっていうのは実際に自分で作って関わってみると、その先ほど彼女も言ったように、自分の中の何かこううまく表現できないものを消化していくとか、何かこう違った形で外に出していくとか、ただ綺麗なだけではなくて、何かこういろんな、なんていうかな、最終的に綺麗な表現にしなくても、こういろんな形で、表現できるんだなっていうことにちょっと最近気づきました。Quindi, come ben sapete, grazie a Majori sto disegnando libro Monstres, quindi adesso io quindi sto lavorando nel mondo di fantasy, sto disegnando fantasy, e quindi, come hanno detto anche altre persone, adesso mi sto accorgendo, fantasy non soltanto qualche cosa bella visivamente, ma è un mondo, un modo per poter esprimere qualche cosa che è dentro di me, oppure qualche cosa è difficile interpretare con le parole. Quindi è molto, diciamo che sto liberando grazie a questo mondo fantasy. で、もう一つ付け加えるとすれば、その、私にとってこのモンストレスに関わってファンタジーを自分で書いて、で、さらにその作品のおかげで、こうやってここに来て、今この瞬間を皆さんと共有できてるっていうことが、もう一番のファンタジーだなって自分の中で思ってます。
Poi adesso vorrei raggiungere, quindi grazie a questo libro che sto facendo con Marjorie, quindi oltre che mi sto avvicinando, anzi sto vivendo questo genere fantasy, poi grazie a questo libro adesso sono stata invitata qua, adesso questo momento sto dividendo con voi questo momento e questo veramente è fantasy, proprio per me è una cosa grandissima. Grazie. La domanda anche su come stanno vivendo l'esperienza di Luca ci starebbe, perché per esempio so che Siri è una grande fan di qualcuno dei nostri ospiti in questi giorni a Lucca. Parlavamo ieri di uno in particolare. I think it's absolutely fantastic to be here. I come from Norway. We're 5 million people in Norway. Allora, vengo dalla Norvegia. Siamo 5 milioni in tutto. That's all. And they told me this would be big, but you go first. It's big. It's really big. It's 200,000 people. They told me it would be big, and I imagined like a hotel or convention center or many buildings. I didn't imagine taking over an entire city. Mi avevano detto che sarebbe stata grande, che avrei trovato un sacco di folla a Luca Comics and Games e io mi sono immaginato un centro congressi pieno. Non mi ero mai immaginata che avremmo preso d'assedio un'intera città. It's bigger than anything we get in Norway. I went to Pyrkon earlier this year, 40,000 geeks, and that was amazing. And I thought, this is the biggest I'm ever going to see. No. E nel 2017 ero già stata a un altro evento con oltre 40,000 partecipanti. Pensavo non troverò mai nulla di più grande di questo. Invece poi sono venuta a Lucca. But one of the most amazing things about being here is that there are guests here who I fell in love with as a child, as a teenager, people who have shaped everything I do. People, I wouldn't be here if it weren't for people like, oh, let's say John Ho and Michael Whelan, for instance. La cosa incredibile di essere qui a un evento come questo è che tra gli ospiti, tra gli altri ospiti ci sono personaggi che hanno avuto un'influenza fondamentale sulle mie scelte di vita e di carriera, senza il cui lavoro io non sarei qui, e ha fatto un paio di esempi, John Howe, per esempio, e Michael Whelan. There are things that they have created that made me who I am today. I remember my first fantasy book that I fell in love with was The Dragonbone Chair by Tad Williams. And the cover for The Dragonbone Chair by Tad Williams was made by Michael Whelan. And I saw him in the restaurant last night, and I almost fainted. It's like I told my partner, oh my God, that's Michael Whelan. He's right. Do I talk to him? Do I send him a glass of wine? What do? I was totally fangirling. I almost cried. You know, it's insane. Addirittura ha raccontato che c'è un'illustrazione in particolare, che è la copertina realizzata da Michael Whelan per il libro di Tad Williams, il cui titolo in inglese, lo dico in inglese perché sennò lo massacro in italiano perché non me lo ricordo, abbiate pazienza, ma in inglese è il Dragonbone Chair. La copertina fu fatta da Michael Whelan e lei l'ha adorato quel libro, è stato fondamentale. Ha detto, ieri sera ho incontrato Whelan di persona, me lo sono trovato davanti e ho avuto questo momento fangirl in cui ho pensato, cosa faccio? Gli stringo la mano, gli vado a dire che mi ha cambiato la vita, come faccio? Mantengo una dignità? Posso capire il problema. I hear you. Allora, vi faccio ancora qualche domanda, poi se avete curiosità altro lascio la parola a voi, però volevo essere un po' rapida per toccare argomenti diversi. Parto da Ether, a cui volevo chiedere con me l'esperienza di essere qui come vincitrice del Grand Prix 2017, il premio L'Overlook Award, che nasce quest'anno, dopo un anno antologico nel 2016. È un premio che in realtà si compone di varie categorie, lei ha vinto la principale. Come l'ha vinto? Abbiamo una giuria di 10 esperti, professionisti del mondo dell'arte, dell'illustrazione, che hanno selezionato il vincitore 2017, ed è Ether e le sue opere. E volevo chiedere, su molte centinaia di partecipanti, e volevo chiedere com'è stata quell'esperienza per lei. Sei contenta? Com'è andata? Stupita. I have been absolutely humbled, actually.
To be perfectly honest, I've never thought much of myself when it comes to... That's okay, we do. Thank you. It is a very big honor. It really is. I've just always done what I've wanted to do. I've wanted to be an artist since I was, you know, yay high to a grasshopper, and so that never left me, to create artwork. And I didn't care if I won anything. I did it because that was in my blood. And so on the off chance I get the opportunity to enter a contest, and I throw my stuff in there, and the first thought is, well, there goes this amount of money towards this entrance fee or whatever. And I think, yeah, and I move on. And that's how I face everyone that I enter or have ever entered. And so when I received the information, you know, the notice that I had won, I just, it was actually kind of funny, because I read the email, and then I read it again. And then I read it again, and then I pulled my daughter, and I said, read that for me, make sure I got that right, because that can't be right. That seriously can't be right. And then I started to squeal and act like a fool around my house. And then I went and read it again to make sure I read it right before I went and said it to anyone else. Did you at any point think that, who did this cruel joke? That's been, yeah, you know? That's kind of how it was. Yeah, I thought, this can't be happening. So, and then when I get here, and everyone has been so fantastic, it's been an unbelievable experience. Grazie, grazie per la risposta. In italiano dovrebbe suonare come, più o meno. Ha detto che l'ha trovato un grandissimo onore, che per lei è stata una grandissima emozione, perché non se l'aspettava. Ha aggiunto che, ve lo giro in prima persona, non ho mai avuto una grandissima opinione di me stessa, ha detto, ha iniziato così. E quindi quando cerco di partecipare, quando scelgo di partecipare a un concorso, lo faccio senza grosse aspettative, non mi aspetto di vincere. So che investirò un certo tot di soldi nella tassa di iscrizione a quel concorso, dopodiché passo oltre e mi occupo di altre cose. In questo caso l'ho fatto, sono andato avanti a fare altre cose e poi mi è arrivata la mail che annunciava la mia vittoria. E l'ho letta, poi l'ho riletta di nuovo. E poi ho chiamato mia figlia, l'ho presa, l'ho messa davanti al computer e gli ho detto, senti, leggi un po' questa cosa, cos'è che dice? E anche lei ha detto, ha confermato quello che leggevo, e sono rimasta ancora senza parole. E ha cominciato a correre per la casa, ha cominciato a essere estremamente felice, visivamente molto felice. E alla fine ha detto che è stato veramente un riconoscimento che non si aspettava e che le fa un piacere immenso, perché la trovo una bella esperienza. E siamo felici, aggiungo io, la trovo molto bello. Che sono contenta che la viva così. Thank you for being here with us. È vero che tra gli ospiti che abbiamo ci sono dei personaggi meravigliosi, ci sono sempre stati nel corso degli anni. Per me, come fan, come appassionata, è sempre un'occasione di scoperta. Ho l'occasione sia di incontrare, un po' come Siri diceva prima, alcuni degli eroi della mia infanzia, sono con lei, sono tra quelli, forse è una questione generazionale, non lo so, che è cresciuta innamorandosi del fantasy, del fantastico, di John Howe, di Alan Lee, di Michael Whelan. Sono tra chi non l'ha mai abbandonato il genere, in effetti, e poi ho anche scoperto autori nuovi, autori recenti o semplicemente che io non conoscevo nel corso delle mie visite a Lucca, scoprendo anche cose come la ricchezza di, scusate, scoprendo autori come Marjorie Sana, a cui voglio chiedere com'è stato vincere il premio Hugo. Per chi è appassionato di fantastico, di fantascienza e fantasy, sa chi è il premio Hugo, da Victor Hugo, che è il maggior premio del genere in assoluto al mondo. Quest'anno, nel 2017, loro hanno vinto per Monstress, che è appunto la serie di storie che stanno uscendo per Oscar Inc. della Mondadori. Il secondo volume sarà in libreria dal 7 di novembre. È in anteprima però qui a Lucca, quindi se siete curiosi potete andare a trovarlo qua, in anticipo sugli altri. Questa serie di storie ha vinto l'Hugo nel 2017.
E volevo chiedergli com'è stato vedere questo riconoscimento. E vi assicuro che la concorrenza era alta, Ci sono dei nomi meravigliosi all'interno del premio Hugo. Per esempio, nella miglior serie di fantascienza di quest'anno, in assoluto ha vinto la saga dei Vord di Lois McMaster Bujold, qualcuno potrebbe conoscerla. Well, first of all, we are so grateful to our Italian publisher. The Italian edition is probably one of the most beautiful we've ever seen, and we are deeply, deeply grateful for all the hard work they put into it. As far as the Hugo goes, yo, for real, I love our book. I love our book, but I did not think we were going to win. In fact, I could not imagine it at all, and so I had a friend who was going to, she was going to be there, and she's like, well, you know, do you want me to go up there and accept the award if you win? I'm like, sure. She's like, well, what would you want to say? And I'm like, she kept asking me, and I never actually gave her any notes, because I really didn't think we were going to win. That's how little I thought. So I totally left her stranded. And she was like, I told you. Allora, ha iniziato dicendo intanto grazie al nostro editore italiano, a Mondadori, perché diceva l'edizione italiana probabilmente è la migliore che sia mai uscita del nostro lavoro. Sono estremamente grata del risultato che loro hanno fatto sul libro, sulle storie, sui libri, scusate, a questo punto. E poi ha aggiunto, parliamo del premio Hugo, il suo entusiasmo l'avete visto senza bisogno che io cerchi di imitarlo traducendo. Perché davvero se si vive in questo settore si sa quanto vale ricevere un Hugo. E Marjorie stessa ha detto, io non adoro il nostro lavoro, mio di Sana, amo la nostra storia, non mi aspettavo di vincere. Ma non mi aspettavo di vincere al punto tale che quando un'amica che avrebbe partecipato alla cerimonia di premiazione mi ha detto, io sarò là, se vincete voi vuoi che salga io sul palco a ritirare il premio? Lei ha risposto, ah sì, certo, vai, quante possibilità vuoi che ci siano, no? E questa amica pare che abbia continuato a chiederle, vabbè, mi dai un discorso da fare, di ringraziamento, due appunti, qualcosa, no? E lei non gliel'ha mai dati questi appunti, perché ha detto, ma quante possibilità ci sono che vinciamo noi? That's it. After we got over the shock, we were so deeply humbled and so deeply grateful, because Sana and I work really hard on this book. We work really, really, really hard on this. And, you know, she works in Japan, I work in America, and in our own relative ways, we work in you know, a certain sort of isolation, you know. A book like this, any kind of artistic endeavor requires a certain level of isolation when you work. And it definitely requires a great deal of dedication to what you're doing. And so for us, you know, well, at least speaking for myself, when I'm writing, I'm thinking about, you know, the issue at hand. I'm thinking about the story at hand, the larger story. I'm not, you know, I'm not thinking about anything beyond that. And so suddenly when the world intrudes with something like this, like the Hugo, it is a shock. But again, it's a great shock, but it's, to repeat myself, it's also very humbling, because we're so focused on the work that anything else is like, oh, like, whoa, you know, what happened? It's so surreal, wonderful, like, you know, even talking about it's difficult. Like, I'm not articulate about it, because it's just like, whoa, you know, it's, but yeah, very grateful. I don't know if you want to add anything to that. Detto questo, vista la prima parte della risposta, ha anche aggiunto, sì, non ci aspettavamo di vincere questo Go, però detto ciò ne siamo infinitamente felici e grate, perché noi sappiamo quanto lavoro abbiamo messo all'interno di questa storia, sappiamo il tipo di cura e di abbrigazione che ci abbiamo dedicato. Marjorie lavora in America, Sana lavora in Giappone, è una collaborazione che ha anche delle difficoltà tecniche, visto che c'è mezzo emisfero del pianeta praticamente. Il loro lavoro, il lavoro che fanno, richiede un certo tipo di, una certa quantità di isolamento dall'esterno, quindi ci vuole cura, ci vuole abnegazione, ci vuole tempo. Quando lei lavora, aggiunto, si dedica completamente all'impegno di quel momento, al lavoro che sta portando avanti.
Quindi il mondo esterno arriva un po' come un'intrusione. L'Hugo, la vittoria di questo premio è stata un po' come un'intrusione dall'esterno, estremamente bella come intrusione, ma allo stesso tempo difficile da articolare, no? Ha fatto fatica anche a articolarlo qui nella risposta, ha detto non sono in grado di spiegarmi al meglio, vorrei poterlo dire meglio, posso solo dire che è stato estremamente bello, ma anche surreale e fantastico e ci ha colpito davvero molto. Quindi grazie.言いたいことは大体マジョリーが全部言っちゃったんですけど、そうですね。やっぱり、この仕事っていうのは、何かこう、ここまで目指してっていうよりは、一日一日こう、日々の、大変な仕事をこなして、自分が今どこにいるのかっていうのが全くわからない状態で、毎日過ごしているんですけども、そんな中で、例えば、本当に今でも信じられないですけど、ヒューゴー賞っていうものとかをもらって、すごい賞をもらって、で、その毎日の、そのルーティーンの中で、私が賞をもらった時は彼女からメールで取ったよっていうメールが来るんですけど、朝起きてそのメールを見て、なんかの間違いだろうって思って、とりあえずパソコンを閉じてもう一回仕事をしてっていう、淡々と仕事をして、で、もう一回、メールを見てみて、あ、やっぱ本当なのかなっていう、そういう感じです。 Quindi quello che volevo dire già a Marjorie ha detto quasi tutto. E comunque il nostro lavoro, quanto a me, un modo di lavorare non è che ho una meta e cerco di raggiungere, ma tutto il giorno, e quindi comunque continuo come routine tutti i giorni, sempre stessa cosa, quindi qualche volta mi smarisco, io non capisco dove mi trovo, quindi vivo in questo modo qua la vita. E poi quindi abbiamo ricevuto questo premio così importante, ma questa notizia ho ricevuto tramite mail da Marjorie, quindi ho aperto computer, ho letto questa mail, ho detto sì, va bene. Qualche errore, ho chiuso, ho continuato a lavorare, poi il giorno dopo riaperto, ho letto. それぐらい信じられない名誉なことっていう感じ。Quindi così mi capite che è questo proprio onore molto grande per me, che è una cosa incredibile. Grazie, quindi a parte che mi viene da dire che non, tendenzialmente non vi fidate delle mail che vi arrivano, però vabbè, questa è una considerazione che lasciamo a latere. Soprattutto portatrici di buone notizie, immagino. Ma allora continuo con una domanda a Siri, poi faccio una considerazione finale e lascio la parola a voi se avete qualche domanda o curiosità, che il tempo non è tantissimo. Ma a Siri volevo chiedere di raccontarci qualcosa della figlia di Odino, che è il libro che è uscito da qualche tempo, scusate, da qualche mese se non mi sbaglio, per Multiplayer Edizione in Italia, primo libro della sua trilogia, di fantasy particolare, direi, di cui vorrei che ci parlasse un pochino lei. Briefly? Yes. Ok. Well, it was the first book I wrote, and I grew up with fantasy, and I love fantasy, I always did. So there was no question what kind of book it was going to be. It's going to be the type of book with a map in the beginning, obviously, because that's the only kind of book there is. Allora, mi inserisco solo per dire che ne parlo in fretta, va bene, ne parlerò brevemente. Il primo libro che ho scritto, era ovvio dall'inizio che sarebbe stato un libro fantasy e sarebbe stato il tipo di libro che si apre con una mappa all'inizio, perché io amo il fantasy. And I worked on it for a long, long time, because my real job was a designer, and when this project was lying in the drawer for almost a decade before I took it seriously and decided that this needs to be finished. And it didn't really get interesting until I decided that she's not going to be special. She's not going to be chosen. She's not going to have any powers whatsoever. Everybody else is going to have special powers. Everybody else is going to have like a
a need or a way to get in contact with a sort of magical force, but she lacks it. Oh, and also everybody's going to have a tail except her. She's lacking her tail. So she would be lacking. She would be like a fantasy anti-hero in a way. And she is a fantasy hero or an anti-hero because she's human. The main character is human in a world where mankind is a myth. We don't exist there. We're legends, we're stories, we're something you scare your children with when they've been naughty. The terrible, like, humans, the rot, we are dreadful creatures. And according to the legends, if you became too intimate with a human being, you rotted from the inside. So it's not ideal place to be, but she's human in this world. Allora, ho iniziato a lavorare questo libro molto molto tempo fa. All'epoca il mio lavoro vero, quello che pagava i conti, era fare il designer. Ho lavorato quasi 10 anni a questo libro prima di portarlo a compimento, prima di decidere che era il caso di chiuderlo, dargli una forma compiuta e provare a farne qualcosa. Non è diventato interessante, la storia non ha iniziato a funzionare davvero finché non ho deciso che lei, la protagonista, non sarebbe stata una prescelta. Non sarebbe stata the chosen one, non sarebbe stata quella speciale. Anzi, lei è quella che non ha poteri. Lei è quella che è diversa dagli altri perché è normale in una società in cui tutti gli altri hanno poteri, in cui tutti gli altri sono speciali e in cui tutti gli altri hanno la coda. È un'umana, in una società in cui gli umani non esistono, sono le storie, le creature che si raccontano ai bambini per fargli spaventare, per fargli fare i bravi, insomma, gli si parla degli umani, ma gli umani erano creature in questa società corrotte internamente, marce internamente, per cui essere un umano è tutt'altro che una cosa ideale. E la protagonista di questo libro si muove da queste premesse. And it was also a very grateful thing to do because once the book was finished, everybody kept giving me great advice, like, oh, no one's going to want to publish Norwegian fantasy. Oh, well, okay, they may publish it, but, you know, no one's going to buy it because it's Norwegian fantasy, you know, so just so you know, it's going to sell very little. It didn't. And just so you know, it's never going to be an audiobook because it's too thick, so you have to exhaust someone's voice to get it. It's very expensive to do, so that's never going to happen. It did happen. And it's never going to be translated to other languages because nobody cares about, like, Norwegian fantasy. But they did. Movie, you can forget about that, but we did sell the option to have it made into a movie. So just so you know, people would give you really, really great advice. The point is, don't listen to anyone, because if you really, really want to, if you really believe in it, and you make it your own story, if you're true to your own vision, I think it's going to happen. I firmly believe that. Yeah, don't take any advice. Nobody read anything I did. I never let anyone read anything, God forbid, before it's finished, you know. Sorry. Thank you. Allora, ha continuato dicendo, l'ho finito, l'ho portato a termine, e una volta che l'ho terminato ho incontrato un sacco di persone disponibili a darmi ottimi consigli. Ed erano ottimi consigli del tipo, beh, nessuno varrà mai pubblicarlo, no? Questo è un fantasy nord europeo, norvegese, ma chi lo pubblica il fantasy norvegese? L'hanno pubblicato. Nessuno lo vorrà mai tradurre, anzi, scusate, non avrà nessun successo, ha avuto successo. Dopodiché hanno detto, vabbè, è un libro alto così, cioè se gli fai fare, se pensi che possano ricavarne un audiolibro, la versione recitato, un audiobook, sei un'illusa, perché scusa, sgoli qualcuno, no? Non avrà mai una traduzione in forma di audiolibro, l'ha avuta, non verrà mai tradotto, perché è impossibile pensare che qualcuno voglia comprare in altre lingue il fantasy norvegese, è stato tradotto, non ne faranno mai un film, la motivazione l'avete già capita, chi volete che legga o che voglia andare a vedere del fantasy norvegese stanno per farne un film, per cui ha concluso dicendo... Io credo fermamente che si debba credere in quello che si fa e cercare di andare avanti nonostante tutto, ma soprattutto nonostante gli ottimi consigli che vi danno le persone che non credono che ce la potete fare.
perché se ce la credete, scusate, se ci lavorate veramente, se ci credete veramente, sono pienamente convinta, diceva Siri, che si possa arrivare dove si vuole arrivare. E io la ringrazio per questo. She's the same way. She just told me nobody sees her work until it's done, and that's a brilliant idea because they will say, "Oh, it's great, but what if you do like..." Oh, shut up. Go away. No. It's not done yet. Sì, Marjorie ha aggiunto una cosa, ha detto che ha parlato un attimo con Marjorie. In effetti, Siri, alla fine della sua risposta aveva aggiunto un consiglio utile, che mi scuso per aver lasciato fuori, e che è non fate mai leggere a nessuno il vostro work in progress. Io non faccio mai leggere a nessuno il mio lavoro finché non è terminato, perché avranno un sacco di utili consigli e non sono validi, non sono utili. Quindi Marjorie ha detto faccio la stessa cosa anch'io non faccio leggere a nessuno il lavoro finché non è terminato, perché non è una buona idea. Which is also why everyone seems to think that I paint my numbers or hire somebody to do it for me because they never see it done. I mean, until it's done, and then like you're kids. It just showed up. Just showed up. Finished. Yeah. Stessa cosa per le opere d'arte, i dipinti di Ether, no? Anche lei non li fa mai vedere quando sono in progress, e il risultato è che la gente pensa che li compri, li faccia unendo, riempiendo, sapete gli spazi vuoti da colorare, no? Dove ci sono i numerelli, ecco, con quel tipo di supporto, per fortuna no, non è così. Grazie. We'll just wait for the book then. Intanto chiedo a voi, visto che abbiamo una maschera in sala, il tempo ormai purtroppo sta per scadere, avete curiosità o altro? Io riesco a vedervi da qui, se volete. Sentitevi liberi, non siate timidi, però non preoccupatevi che ho una mano là in fondo. Salve, sono Marta. Allora, visto che avete parlato del fatto che il fantasy è possibilità assoluta, grande varietà di scelta e libertà dell'immaginazione, mi chiedo però appunto poi, davanti a questa pagina bianca di infinite possibilità, come scegliete i vostri soggetti, o nello scrivere o nel disegnare, cioè trovandovi con tutte le possibilità del mondo davanti, alla fine cosa guida in particolare un soggetto piuttosto che un altro, ecco, perché... quel personaggio, perché quell'ambientazione, ecco, grazie. Grazie. Oh man, that's a good question, but it's also hard to answer. I mean, I think every writer, every artist is different. When I first started writing fantasy, writing fiction, I would begin with a desire. I would begin with a really off-the-chain, bizarre first line, something just like really strange. But the really wonderful thing about a great first line is that it captures character and conflict and world in one sentence. And so I would write these really fantastical first lines of a book and then stare at it and then just keep writing, like mindlessly, just from the seat of my pants. Not really knowing where I was going and letting the story unfold. I don't do that as much anymore. I think simply because I come to stories now with more ideas. But when I first started out, it was instinct. It was just play. And I would just play with the page and whatever was inside of me. Allora, una grande domanda, non è così facile rispondere, ha detto Marjorie, perché per me, soprattutto all'inizio, non tanto ora quando scrivevo le mie prime storie, la differenza veniva dalla prima riga del testo che scrivevo. Era l'incipit a contare. Un buon incipit, un buon inizio, una buona prima riga, era un modo per catturare qualcosa di strano, qualcosa di originale, era un modo per catturare un personaggio, un'ambientazione, una situazione di lotta, di conflitto, in maniera immediata. Adesso tendo a farlo un po' meno, perché ho un modo diverso nello strutturare le mie storie, ma questa pulsione verso l'inizio, una partenza forte, e poi andare avanti a istinto, vedere dove mi portava la scrittura. And in the case of Monstrous, again, you know, I've been writing novels now for a really long time, and graphic novels, but in the case of Monstrous, I did come to the blank page, with an idea of what I wanted to do. I wanted to tell a story about a girl,
and I want to tell a story about a monster. I want to tell a story about war and surviving war. I want to tell a story about slavery and women and trauma and colonialism. And I just didn't know how to put it together. And that took a long time, and that took a lot of collaboration with Sana before the story began to solidify. I mean, in the case of writing a graphic novel with another person, with an artist, it is a collaboration. And so even if you don't start out necessarily knowing all the details, by working together and being inspired by each other, suddenly the story begins to take root, which is one of the things I really love about working in comics. I can't draw to save my life. I cannot draw to save, I'm like, that's it. That's my talent when it comes to drawing. But between the two of us, you know, we begin to, you know, between the writer and the artist, you begin to create something magical. Ha aggiunto anche che quando si è trattato di scrivere Monstress, lei è arrivata all'incipit di Monstress avendo già un'idea, no? La pagina bianca, la schermata bianca davanti, sapeva cosa voleva fare, sapeva cosa voleva scrivere. L'idea era quella di affrontare tematiche come voleva parlare di una ragazza e voleva parlare di un mostro. Voleva affrontare tematiche come la guerra, i traumi, il colonialismo, la schiavitù, il superamento dei traumi. Voleva affrontare tutta una serie di argomenti. Ha anche aggiunto che, e l'ha fatto, ma nel caso delle graphic novel, lei ha aggiunto: io non so disegnare, sono pessima a disegnare, non posso veramente, non so fare, no? I can't draw to save my life, significa proprio non mi vengono due cose, scusate, sorry. E per fortuna che in questo caso è entrata in campo Sana. Nel caso delle graphic novel la collaborazione è un momento di arricchimento reciproco, quindi la lavorazione a questa storia insieme a Sana è stata fondamentale. Se c'è ancora una domanda al volo abbiamo tempo, altrimenti faccio una chiosa finale io e basta. Abbiamo una domanda là in fondo. Salve. Allora, sempre una domanda a Sana e Marjorie. Ossia, quali sono le difficoltà di lavorare insieme stando in due posti completamente diversi e lontani, anche magari difficoltà linguistiche, a quanto ho potuto vedere comunque. もちろん彼女と私は日本語と英語でやり取りしているので言葉の問題はもちろんあるんですけど、多分皆さんイタリア語を喋られる方ばかりだとは思うんですが、同じイタリア語を喋ってても言葉が通じないってありますよね、普通ね。なんで同じ言語を喋ってるのに通じてないのか、なんか宇宙人と喋ってるんじゃないかって思うことってあると思うんですけど、彼女と私のやり取りは、もちろん日本語と日本語と英語なんですけど、あともう一つ絵と文字っていう形で、なんかそれのやり取り、絵と文字とのやり取りでこう情報を交換し合って、互いにこう高め合って時に殴り合ってっていう形でなんかこう楽しい、そうですね、楽しみながらやっているという形です。Quindi come avete capito noi, io e Marjorie stiamo comunicando, io con giapponese e lei in inglese, però questo per me è abbastanza secondario, nel senso che voi credo che parlate in italiano, poi però qualche volta troverete con qualcuno che non riuscite a comunicare nonostante che tutte e due parti parlano italiano. Sembra che sto parlando con un alieno, perché non mi capisci? Penso che succede questo. Però tra di noi, nonostante queste due lingue diverse, però abbiamo
naturalmente testi che fa lei e disegno che faccio io. Con questo modo di comunicazione ci capiamo, naturalmente qualche volta diamo botte, io ho detto ma virtuale, ho detto di sì, per fortuna. Quindi con questo noi possiamo aumentare la nostra, non so, capacità, immaginazione e ci... possiamo volare insieme in alto con questo tipo di comunicazione. Quindi non c'è, quindi aggiungo io, perché ho parlato con un'altra tra parentesi, quindi questa difficoltà di diversità di lingua, di distanza, non c'è. You are Google translating collaboration. Oh my God. That's scary. Google translating? I have nothing to say, add to that. Thank you. Allora, Marjorie non ha nulla da aggiungere, se non che ringrazio Sana. E la ringrazio anch'io. Prima di chiudere, per i saluti, volevo lasciarvi con una piccolissima citazione. Magari riconoscerete l'autrice. C'è una scrittrice che si chiama Ursula K. Le Guin, che è l'autrice del Mago di Irsia. Qualcuno l'ha sentito nominare. Qualcuno l'ama molto. Anche di loro, qualcuno la conosce, è un'autrice che ormai ha una novantina d'anni, è una pietra miliare fondamentalmente nel suo lavoro all'interno della letteratura fantastica del Novecento ed è una delle persone che ha saputo scrivere, secondo me, ma non sono né la prima né l'unica a pensarlo, del fantastico non escapista ma al contrario, che ha saputo raccontare temi legati al reale e alla contingenza del quotidiano, come il femminismo, come l'attivismo sociale, in maniera estremamente incisiva. Lei un paio di anni fa ha ricevuto un premio alla carriera, ha fatto un bel discorso che non sto a leggervi perché non è questo momento, ma faccio una citazione veloce in italiano e in inglese, aggiungo per i nostri amici traduttori così non mi sparate, perché la faccio direttamente io. E in italiano, nell'arco di questo discorso di ringraziamento, è stata premiata con National Book Award, se non mi sbaglio, che è il maggior premio letterario americano, la premiata O'Neill Gaiman, che è un suo ammiratore. Lei ha detto, a un certo punto, ce la facciamo, credo che stiano arrivando tempi duri in cui avremo bisogno della voce di scrittori in grado di vedere alternative a come viviamo ora. Avremo bisogno di scrittori in grado di ricordare la libertà, poeti, visionari, gli scrittori realisti di una realtà più grande. In inglese, lo leggo per loro, aggiungo solo in italiano che penso che essere qui a Lucca, incontrare gli autori, gli artisti di Lucca ci dia l'opportunità di vedere chi lavora in questo modo e alcune delle e le nostre ospiti oggi sono persone che lavorano in questo modo, quindi vi ringrazio per aver condiviso questo tempo con noi, però intanto lo leggo anche a loro in inglese perché altrimenti non sanno cosa ho detto. I just wanted to quote Ursula K. Le Guin because I think it merges very well with what we have been doing here today, what Lucca is doing and has been doing for the last 50 years and plus, and with your work as well. So I wanted to thank you and to say, you know, thank you for being here with this quote from Ursula K. Le Guin. She said a couple of years ago, I think our times are coming and we will need the voices of writers who can see alternatives to how we live now. We will need writers and artists, I would say, who can remember freedom, poets, visionaries, the realists of a larger reality. And fantasy at its best is that, is a larger reality. So thank you for being here. Grazie per essere qui con noi e grazie a tutti thank voi you. Per essere thank stati you for qua. Being here. Thank you.